Signor Presidente, con il voto di martedì la Camera mi ha indicato nell'autority delle comunicazioni. È per me un onore, una grande responsabilità a cui mi propongo di adempiere con il massimo impegno. L'incarico a cui il Parlamento mi designa richiede indipendenza ed autonomia da ogni posizione politica di parte e io prendo qui l'impegno di rispettare lealmente questa condizione, sia formalmente che sostanzialmente. Per questo domani stesso restituirò la tessera del mio partito, non perché io abbia trovato nel mio partito, come nel mio gruppo parlamentare, qualcosa di diverso dal desiderio di servire il Paese e la comunità nazionale, ma perché il ruolo a cui sono stato indicato richiede di lavorare in modo esclusivo per l'istituzione e per i fini di interesse generale ad essa affidati dalla legge, senza alcuna mediazione di posizioni politiche di parte. Per lo stesso motivo lascerò, come prevede la norma, il Parlamento, non appena vi sarà l'atto formale di nomina del Presidente Mattarella, a cui voglio esprimere anche in questa occasione rispetto e gratitudine per il grande servizio che con il suo mandato sta rendendo al Paese. Non è quindi senza emozione che prendo oggi qui la parola. Questi 16 anni di impegno parlamentare sono stati un'esperienza straordinaria, non soltanto per le diverse stagioni politiche che qui dentro hanno trovato forma e rappresentazione istituzionale, ma soprattutto per la dimensione umana del ruolo parlamentare, che mi ha consentito di conoscere e stimare colleghe e colleghi di tutti i gruppi politici, mossi da idee diverse, ma dalla stessa passione civile, dallo stesso desiderio di servire il Paese. Non ho timore di dire che è stata per me un'esperienza formativa, una scuola di politica, un'occasione di crescita, di confronto e di libertà. Sono grato alle colleghe e ai colleghi del mio gruppo, a partire dal Presidente Graziano Del Rio, per questi anni intensi di lavoro comune. Ma sono grato anche alle colleghe e ai colleghi degli altri gruppi politici, perché i punti di vista diversi, a volte opposti, mi hanno portato a riflettere, a verificare, ad affinare il giudizio e talvolta a modificarlo. Mi rendo conto, signor Presidente, di esprimere una idea probabilmente inattuale, ma ho sempre cercato di trovare, di costruire punti di intesa nel radicato convincimento che in questo sia il senso più profondo dell'impegno politico. In questi anni si è rafforzato il mio convincimento nella centralità del Parlamento, nella forza delle istituzioni, nella funzione insostituibile della democrazia rappresentativa. Mi permetto, signor Presidente, di ringraziare tramite lei tutto il personale della Camera dei Deputati, dal segretario generale al più giovane di servizio. Dal primo giorno, dal mio ingresso alla Camera, credo sia l'esperienza di ogni collega, ho sempre trovato in ciascuno di loro un prezioso e discreto aiuto, un continuo e sostituibile apporto di competenza e dedizione. L'ultima parola che pronuncio in quest'Aula non può che essere quella della mia città, Prato. Una città forte, generosa, ricca di inventiva e passione, chiamata ad affrontare processi complessi di ridefinizione di se stessa e delle proprie dinamiche produttive e sociali. Ho cercato di servirla come meglio ho potuto, pur tenendo sempre presente quello che a me è sembrato l'interesse generale del Paese. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato l'opportunità di prendere la parola per l'ultima volta in quest'Aula. Sono grato ai colleghi per il ruolo a cui hanno ritenuto di propormi. Con l'aiuto di Dio, intendo adempiere a questa responsabilità, come prevede la Costituzione, con disciplina ed onore, nell'esclusivo interesse della nazione. Viva il Parlamento, viva la Camera dei Deputati.